raccontare me. Però io non posso più parlare. Posso dire una cosa io? Posso dire una cosa io? Io mi ho fermato al dato. Ma meno male che abbiamo un ministro che si commuove per questo. No, voglio dire solo una cosa, è rimasto un dato dell'altro giorno, no? Una dichiarazione del ministro, abbiamo salvato la vita a 102.000 pazienti curate per epatite C, un momento fa mi hanno comunicato che sono 103.322, quindi guardate anche nei numeri la progressione come deve incoraggiarci, ecco, questo volevo dire, perché in pochissimo tempo, in pochi giorni c'è questo incremento. E adesso sono esponenziali. Allora, innanzitutto volevo ringraziare voi perché siete stati quali. Adesso io mi sono un po' commossa, ma perché siamo esseri umani, no? E uno fa tante battaglie politiche, anche diciamo veementi in Parlamento, le polemiche, fate una marea di polemiche, però uno lo fa per le persone, e quando poi ti alzi e ti arriva questo impatto emotivo, è una cosa molto bellissima, è la più grande soddisfazione. Cioè, io ho già vinto oggi con questa cosa, veramente grazie. E stamattina mi è successa una cosa similare, che una persona che non sapevo, che il papà era in cura per l'epatite C, la conosco, non avevo idea, mi ha detto: sai, ti devo ringraziare. Dico: ma scusami, perché mio padre è guarito oggi abbiamo avuto la certificazione di guarigione completa dall'epatite C dopo più di 30 anni dalla diagnosi, quindi insomma veramente una grandissima bella notizia per la sua famiglia, per le vostre, per tutti quanti. Allora, io devo dire che siamo 103.000 e quant'è? 322. E 322, noi ci siamo dati il termine di 240.000 pazienti per il piano di possiamo dire di eliminazione, perché poi l'eradicazione è un'altra cosa, per l'eliminazione del virus nel triennio, e ci stiamo riuscendo. E questi dati esponenziali sono la prova. Io faccio un minimo di storia di questa vicenda, così ce la ricordiamo un attimo tutti, e ringrazio veramente le associazioni che mi sono state vicine, innanzitutto che mi hanno segnalato il problema e poi mi hanno sostenuta, anche perché non era minimamente facile. Questa ricetta, a un certo punto, un giorno, viene l'allora direttore generale dell'AIFA e mi dice, ero da poco ministro, guardi ministro, che sta arrivando in fase autorizzatoria il farmaco nuovo per l'epatite C. Io dico: scusi, perché c'è un farmaco per l'epatite C? Ma sì, c'è un farmaco per l'epatite C che eradica la malattia, cioè si guarisce con tassi sopra il 90% e non ha conseguenze, senza interferone. Questa era poi la parte, diciamo, quella finale. Immaginatevi che io non è che avevo ora sono quasi un poco espertina, ma eravamo nei primi mesi del medialismo. Io mi vado al fondo, comincio a capire cosa significasse, quali erano le famiglie coinvolte. Quando vedo i numeri, dico: ma questa è una cosa straordinaria, dico: ma questa è come la scoperta della penicillina, praticamente siamo allo stesso livello, ma esattamente proprio così. C'è solo un grande problema: questo farmaco avrà un costo gigantesco, nessuno riesce a trattare, nessuno riesce a negoziare, e dobbiamo trovare un modo, perché qui come andiamo avanti? Insomma, da lì comincia, taglio corto perché ci sarebbe da scrivere un libro, comincia un lunghissimo periodo di tira e molla, ma non solo dell'Italia. L'Italia, tutti gli altri paesi europei, gli Stati Uniti, convocazione del congresso americano, il Canada, poi ci sono questi paesi del terzo mondo con altre, diciamo, ma dopo, per riuscire a spuntare un pezzo che noi potevamo reggere. Ed è stato un lungo periodo di negoziazione. Nel frattempo abbiamo dato i farmaci in modo caritatevole. Io mi ricordo che mi capitò proprio all'inizio del 2015, anzi prima dell'autorizzazione, della fase del caritatevole, ero in Puglia, ero in un piccolo paesino pugliese che stavo andando a un convegno, e un signore sui 60 anni così mi ferma per strada e mi dice: ministro, ma ha salvato la vita. Dico: Dio, che ho fatto? Ma sai, io sono uno dei 200 che mi state curando qui in Puglia in forma caritatevole, con l'uso compassionevole del farmaco,
io ho la cirrosi epatica, eccetera, sto guarendo. È stata un'emozione fortissima, come quella che mi state dicendo voi. Devo dire che quell'incontro è quello che mi ha più motivato, perché eravamo all'inizio di questo percorso, e vedere proprio fisicamente una persona che da stare male, stare per morire, perché questi sono salvavita, non stiamo mica parlando di farmaci che ti allungano l'esistenza per un mese, due mesi. Questo fa veramente la differenza, no? Tra esserci e non esserci più, e oppure vivere in condizioni veramente brutte per le famiglie, per chi ha famiglie, e dicendo. Devo dire, è stata proprio un'esperienza umanamente per me incredibile, incredibile. Io dico sempre che ho più avuto io a livello umano che da fare il ministro della salute che tutto il resto, cioè è stato veramente 5 anni intensi, intensissimi di emozioni. E quindi cominciamo poi, perché bisogna andare dalla parte, diciamo, filosofica alla parte pratica, parallelamente tutta questa fortissima azione di negoziazione, e feci un pranzo che poi era per Ebola. Questo pranzo, vi racconto un aneddoto, era un pranzo dove parlavamo di Ebola e c'era il presidente Renzi e il presidente Napolitano, eravamo al Quirinale, e io gli raccontai di questo farmaco che stava arrivando e gli si dobbiamo trovare un modo per dare l'accesso ai nostri concittadini, perché abbiamo migliaia di persone, centinaia di persone malate e milioni infette, che alcune delle quali ancora non lo sanno. E ci fu un grande ingaggio, quindi diciamo che da lì si è partita l'idea, di costruire questo fondo per gli innovativi, reso stabile e strutturale, poi sai, mi ha predito via mangiando, quindi dal fondo per gli innovativi al fondo per gli innovativi ecologici, quindi ben due che hanno permesso entrambi i fondi l'accesso a terapie innovative, salvavita a migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, sia per le patite che per le malattie oncologiche, e queste sono quelle cose che insomma fanno grande il nostro paese e anche il nostro lavoro. Poi con Mario, nel frattempo, ovviamente il caso del prezzo della lira era diventato un caso veramente mondiale, abbiamo continuato a fare delle negoziazioni molto forti, sono arrivati nuovi farmaci, quindi si è aperta la concorrenza, quindi permettendoci anche di fare negoziazioni. E devo dire che l'Italia, grazie anche all'ingaggio che abbiamo avuto a livello internazionale, abbiamo portato questo tema su tutti i tavoli possibili, da OCSE, OMS, G7, e siamo arrivati a quella dichiarazione della Valletta, dove abbiamo messo insieme 10 paesi europei, e adesso stiamo facendo una prima sperimentazione sul farmaco orfano, poi l'idea è quella di poter fare joint procurement su farmaci come questi, per negoziare non su una popolazione di 60 milioni ma di 180, 200, quindi per avere la possibilità di garantire l'accesso a tutti, perché in questo momento non è che non ha questo farmaco un paese del terzo mondo, non ci sono paesi europei che non riescono a comprarlo, e quindi avere la possibilità di garantirlo a tutti, ma anche di poter spuntare un prezzo che ci renda sostenibili. Abbiamo, diciamo, aperto la seconda fase grazie al lavoro straordinario che Mario Melazzini ha fatto e l'ha fatto con AIFA e insieme soprattutto a voi, e quindi toglierci dai criteri dell'emergenza, che sono di quelli iniziali della serie, curiamo prima quelli che rischiano di morire, allargare i criteri e grazie anche alla competitività, alla competizione, a tutto quello che è successo in questo settore, di tutto di più in questi anni, riuscire anche a spuntare prezzi migliori e assolutamente sostenibili. Il risultato è questo. Io stavo prima al telefono con una società scientifica che si occupa appunto dei problemi del fegato, che mi raccontavano che su circa 1300 tumori, cioè su 1300 trapianti di fegato che avvengono ogni anno, fino al 2015 il 60% erano dati da malati con l'epatite C. Oggi, ad appena all'inizio del 2017, quindi neanche poco più di un anno, noi siamo al 30-35% dei trapianti, tutti gli altri sono persone che sono state guarite. Quindi noi abbiamo evitato il 30% dei trapianti, cioè stiamo parlando di milioni di euro, decine di milioni di euro risparmiati solo sul trapianto, e si pensa che nel 2020 non ci sarà più nessuno.
nessuno che verrà trapiantato a causa dell'epatite C, ma immaginate, e questo lo dico a tutti quelli che gli piace fare i numeri, no? La contabilità della spesa, qui parliamo di vite umane, e, insomma voi siete le vostre facce, valgono quanto volete, che cosa facciamo? Non c'è prezzo, no? Però chi fa la contabilità, immaginate un malato cronico costa circa 300.000 euro quando stato, e averlo guarito in 8 settimane con una pillola presa a casa, insomma, fa veramente un grande salto. Io sono molto contenta e spero invece che ci sia un continuo lavoro, perché questo lavoro è stato possibile grazie al lavoro delle associazioni, all'agenzia, alle società scientifiche, alla parte economico-finanziaria che doveva ovviamente valutare, anche abbiamo usato tante volte il pugno duro, che insomma io sono stata lì per fare qualcosa di un pochino molto duro, e facevo sul serio, non era una, come dire, una cosa detta così, e infatti poi siamo arrivati tutti a ragionevolezza, anche questo è servito. Con un unico obiettivo, qui non è che si vuole vincere perché si è più forti, ma semplicemente riuscire a curare il più possibile persone nel minore spazio possibile di tempo. Io ne approfitto che siete qui voi anche per segnalare un nuovo problema. Noi abbiamo un ritorno dell'uso della droga per via iniettabile, molto, molto drammatico, e quindi nuove segnalazioni, oltre che ovviamente di dipendenza di giovanissimi con l'epatite C, con tutto il corallario che questa cosa comporta, quindi credo che dobbiamo impegnarci tutti anche in azioni di comunicazione, di informazione, ma anche di intercettare le persone con questo tipo di disagio e anche di frequenza. Guariremo anche questi ragazzi. Questi li dobbiamo guarire. Guariremo anche questi. Questi li dobbiamo, prima di tutto li dobbiamo recuperare e poi li dobbiamo guarire. Entrambe le cose che credo che sia molto, molto importante. Ce la faremo.